Nasce il governo Conte 2 al termine di un'altra giornata d'alta tensione tra riunioni e veti incrociati tra PD e 5 Stelle. Alla fine il presidente incaricato Conte sale al colle e scioglie la riserva e con la lista dei ministri. Buon pomeriggio. Vi leggo la composizione del governo. 21 ministri con Di Maio agli esteri, all'interno l'ex prefetto di Milano Luciana Lamorgese, all'economia Roberto Gualtieri. Nel ruolo chiave di sottosegretario alla presidenza e consiglio va Riccardo Fraccaro, uomo di fiducia di Di Maio. A sorpresa alla sanità Roberto Speranza, che sancisce l'ingresso di LeU nella coalizione. Dedicheremo con questa squadra le nostre migliori energie, le nostre competenze, la nostra più intensa passione a rendere l'Italia migliore nell'interesse di tutti i cittadini, da nord a sud. Grazie. Domani alle 10 il giuramento, poi il primo Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda la fiducia potrebbe slittare alla prossima settimana, lunedì alla Camera e martedì al Senato. Dopo il Presidente del Consiglio Conte, il saluto del Capo dello Stato Mattarella, che ricorda la natura della crisi e la sua soluzione parlamentare. E una volta che, in base alle indicazioni di una maggioranza parlamentare, si è formato un governo, la parola compete al Parlamento e al governo. Difatti il governo nei prossimi giorni si presenterà davanti alle Camere per chiedere la fiducia e presentare il suo programma. Dal Capo dello Stato infine un saluto a tutti i giornalisti per il lavoro svolto.